Ciao a tutti, oggi parliamo di come distinguere il sesso e quindi distinguere maschio e femmina nelle testudermanni, quindi parliamo di una specie molto diffusa di una testuggine mediterranea. Allora, abbiamo qui con noi due esemplari, una femmina e un maschietto, ovviamente. In generale, le femmine in entrambe le sottospecie di testudermanni sono più grandi dei maschi. Ovviamente la distinzione dei sessi è molto più facile quando si parla di esemplari adulti. Se guardiamo la parte ventrale, e quindi il cosiddetto piastrone, nel maschietto noteremo che è leggermente concavo, mentre nella femminuccia noteremo che è più piatto. Inoltre, la coda delle femmine è molto più piccola e meno sviluppata rispetto alla coda dei maschietti, che hanno quindi una coda molto più lunga e più grossa. Entrambi, quindi sia il maschio che la femmina, hanno un astuccio corneo alla fine della coda. L'apertura cloacale nel maschietto è più distante dalla base della coda, mentre nella femminuccia è più vicino. Ok, una cosa invece molto importante che ci aiuta a capire il sesso anche nelle tartarughe molto giovani, addirittura nei neonati, questo invece è il suo pene che sta uscendo, è l'angolo formato dagli scuti anali del piastrone, quindi da questi due pezzettini. Nel maschio è molto più aperto, mentre nella femmina è leggermente più stretto, e questa è l'unica cosa che ce lo fa distinguere anche quando sono molto piccoli. Un'altra particolarità è che gli scuti invece sopracaudali, cioè che stanno sopra la coda, che in questo esemplare sono leggermente danneggiati, nel maschio sono incurvati verso l'interno, mentre nella femmina seguono la linea del carapace. Per quanto riguarda la gestione della riproduzione, ricordiamoci che quando le testudermanni arrivano a maturità sessuale sono veramente molto aggressive nei confronti della femmina. Il maschio perpetua proprio in maniera molto insistente tutti gli atteggiamenti del corteggiamento, e questo provoca, se la gestione non è corretta, delle lesioni sul carapace, sulle zampe e soprattutto sulla cloaca. Quindi la gestione di testudermanni da riproduzione deve essere una gestione ad harem, cioè un maschio e 5, meglio 6 femmine. Qualora invece si tenessero insieme più maschi, possono fare esattamente la stessa cosa e quindi corteggiarsi in maniera insistente. Ricordiamoci infatti che non sono animali sociali e che in natura coprono un habitat di chilometri e chilometri. Una volta che la femmina avrà deposto le uova e le uova si saranno schiuse, possiamo optare per una gestione o naturale, quindi all'aperto, o una gestione in terrario. Spero di essere stata chiara, vi saluto, alla prossima pillola!